voce femminile deliziosa e accattivante, Marcella Silvestri presenta il redazionale di attualità di Jack Studio, stilato quotidianamente dalla pungente penna di un nostro redattore. Redazionale. Settembre 1955. James Byron Dean, 24enne attore dal promettente futuro, si schianta contro un albero mentre si reca a bordo della sua Porsche a una corsa automobilistica alla quale avrebbe dovuto partecipare. Con un freddo comunicato di questo tipo, venne diffusa in tutto il mondo la notizia della morte di uno dei primi ribelli della storia del cinema. Sono trascorsi più di 25 anni, eppure di lui si parla ancora, e per lui ancora una volta si cita la parola mito. James, nella sua brevissima carriera, fu protagonista di soli tre films: Rebel Without a Cause, Gioventù bruciata, East of Eden, la valle dell'Eden, e Giant, il gigante, che non portò a termine a causa dell'immatura scomparsa. Troppo poco per giustificare la sua leggenda, troppo poco per dare al pubblico la reale dimensione della sua arte. Ecco, e queste potrebbero essere le parole adatte per introdurre una lunga trattazione sulla figura di James Dean e sulla sua importanza nell'ambito della cinematografia statunitense.